Ciao ragazzi, oggi andiamo in fiera a Ferrara per la fiera del software. Ci sono tantissime novità in ballo. La più succulenta dal mio punto di vista è la versione 6.0 dei Bolt, dove hanno incrementato ancora di più il rinculo. Adesso facciamo una bella magia, tenetevi forte e andiamo direttamente in fiera. Siete pronti? E oh! Voilà! Ma è un bel andare però. Hai detto fino in fondo devo arrivare. Guardi, vado, non va. No, no, bisogna essere convinti, convinti. Allora, il Bolt ha fatto varie versioni. Quelle ultime arrivate erano il 4, il 5 e la Cava, sostanzialmente. Quella differenza, il 4 era una versione per l'estero portata a potenze italiane. Ok. Che cosa vuol dire? Vuol dire che aveva tutti i molloni dell'estero fatti per andare a 1.5, 1.6. Ok. Che a 1.5, 1.6 ha venuto una molla da cambio davanti, non ti dà l'effetto un pochettino di rimbalzo. Ok. No? Questa cosa andava bene, però la gente si lamentava che rispetto al famigerato SRE, praticamente l'SRE era più... più duro, più secco. Bolt, sì, era più secco sostanzialmente, okay. Mentre il Bolt era più rimbalzoso. Noi come Bolt Italia, in collaborazione con Bolt, abbiamo detto perché non fate una versione proprio per il mercato italiano o per quei mercati che hanno una potenza più bassa praticamente. Okay. Loro hanno detto ce la studiamo, hanno ridisegnato la massa battente, hanno tolto una molla, aggiunto una guarnizione d'aria, quindi per farti capire la differenza che c'è tra le sospensioni, quelle a molla delle macchine, sì, sì, e le sospensioni pneumatiche. Okay. E la molla ovviamente davanti è la molla normale, quindi il pistone quando va indietro non è fermato da una molla che te lo respinge in avanti, ma è fermato da un cuscinetto d'aria. Okay. Comunque la molla d'ammortizzamento, ma non hai quella sensazione tipica della quarta generazione. Ti faccio sentire così. Sì. Anche il suono cambia, lo faccio sentire a livello d'orecchio, ma sentirai che è proprio diverso il suono. Sì. Cioè vedi che il fucile comunque rimane lì praticamente. E questa è la... questa è l'ultima versione uscita per quanto riguarda il comparto M4. Lo vedi, okay, che è immediato. Sì. Praticamente, per capirci, dato che sicuramente l'avete provato, il rinculo del Marui ha lo stesso effetto, ma ovviamente muovendo una massa molto più bassa non è un rinculo, non ha, sì, è una ditatina. Questo qua invece, come vedi, sì, è un bel rimbalzo. La versione ultima famosa 6, che di cui ne parlano, che in realtà io dico non la chiamo neanche versione 6 e noi lavoriamo come Fisher Bank, come Bolt Italia praticamente, okay, è quella della K, dove tu hai una massa battente sopra un po' come quella, okay, delle 5, e dato che non hai il buffer tube, non hai questa parte, sì, che anche nella realtà ti aiuta a controbilanciare il rinculo viene scaricato direttamente su quello che è il receiver, quindi la parte, okay, del cuscino, okay, e poi nel calcio, e se vedi è estremamente più, più potente sostanzialmente, ma lo senti anche di più per il semplice fatto che non c'è nulla, sì, non che c'è è diretto, una controlla che te lo blocca, quindi è solo sulla serie K, sì, K. Sì, sì, guarda, adesso ti dico tutto quello che arriva a livello di fucile della Bolt è con questa generazione qua, okay, ne okay, hanno forse okay mantenuto un paio con ancora il mollone per questioni di marketing. E poi è rimasta nelle versioni lunghissime come l'MK12, perché avendo un tubo lungo così, okay, okay, la okay molla non gli dà problemi praticamente. Con questi qua più corti hanno pensato di avere questa versione perché la gente la apprezza di più. In realtà io ho anche dei clienti che preferiscono la versione prima perché secondo loro era più morbida sostanzialmente. Però in realtà questa è la quinta generazione, la sesta andrà sulla K. Poi comunque sappi che la Bolt ogni anno cerca di fare delle piccole modifiche, dei richiami, mm-hmm, degli avvisi, quindi appena esce qualcosa noi la pubblichiamo, la facciamo sapere a tutti quanti. Ah, ok, ok, ok.
Infatti consigliamo sempre di seguire la pagina Bolt Italia, perché su Bolt Italia vedi le esclusive, vedi le prove. Sulla K per esempio erano stati fatti gli stress test dove la gente ci saliva in piedi molleggiandosi, e questo qua, essendo fatto di acciaio, legno e bachelite, la grip come quelli veri, sì. Sì, infatti la vedi, è molto più lucida, sì. Ha proprio una resistenza intrinseca che gli altri fucili non hanno, nel senso, per capirci, erano usciti tempo fa gli Enel, quelli famosi, la K fatta con i materiali fatti con le macchine produttrici veri. Ha lo stesso materiale, è proprio acciaio, al punto che questo fucile qua è brunito, non è verniciato. Questi fucili qua sono verniciati, questo è un brunito. La garanzia e la assistenza volte, praticamente, che è praticamente il fatto che se esce un upgrade vieni avvisato, comunque tu ti informi per il datore negoziante di fiducia, e praticamente ti viene fatto questo upgrade al costo giusto della manodopera. Perché solitamente ce li mette la volte, ma neanche, perché molto spesso danno addirittura dei pallini per controbilanciare il fatto che abbiamo pagato la manodopera. Quindi si vede anche la telecamera che balla. Ha già anche il peso. Vai. La madonna! Macchinina! Ah! Bella mattinata in fiera. Ho provato finalmente un fucile della Bolt, che ho trovato buono, direi, nei materiali buono, buon peso. L'unico problema era sul grilletto, che lo dovevo premere proprio fino in fondo per farmi uscire il colpo. Peccato non averlo provato in raffica, perché secondo me i fucili con il rinculo te li gusti più in raffica, come ho provato la K nuovo della Bolt serie 6, che ha un rinculo esagerato, oltre ai materiali veramente di pregio, con il corpo centrale in acciaio brunito, i legni e il calcio in bacalite come l'originale. La serie M è leggermente più gommosa come rinculo, ma bello. Io, ragazzi, vi invito a iscrivervi sul mio canale, perché a voi non costa niente, ricordatevelo, e a me invece fa un sacco piacere avervi qui e portarvi sempre dei nuovi contenuti. Grazie per il vostro tempo, noi come consueto ci vediamo giovedì prossimo.